Buonasera, stasera prepariamo degli ottimi ceci con tonno e gorgonzola, buonissimi. Mettiamo la temperatura molto bassa perché non si devono cuocere, sono ceci in scatola, quindi tra l'altro sono già cotti, si risparmia insomma. E io i fornelli elettrici risparmio ulteriormente, anche se vi dicono il contrario di solito, perché rispetto al gas che ha dispersione di calore e quindi soltanto un 20% di calore va sotto il pentolino, in questo caso il 100% del calore va nel pentolino. Aggiungiamo l'olio extravergine oliva San Giuliano non filtrato. Giusto un goccettino. Usiamo dell'aglio e peperoncino in mezzo all'olio, tritati, ottimo, economico, costa sempre un euro qualcosa e possiamo abbondare, non dobbiamo perdere tanto tempo a tritare, comunque un prodotto fresco e sott'olio conservato senza conservanti. E aggiungiamo del tonno preso alla Lidl, quello che costa quasi 7 euro al chilo. Molto comodo, ne prendiamo all'incirca due cucchiaiate che corrispondono a 50 grammi, non troppo quindi, ma la giusta quantità per la giusta quantità di proteine. Aggiungiamo dell'ottimo gorgonzola di Italia ti amo, italiano, perché noi amiamo l'Italia, di origine quindi italiana, anzi, arriva proprio da Novara, vediamo dall'etichetta che arriva proprio da, vediamo se riusciamo a leggerlo, Cameri Novara, quindi siamo proprio nel comune di Gorgonzola, sagra del gorgonzola ogni anno a settembre, ve lo ricordo, in fiera di Santa Caterina, in concomitanza con la ricorrenza di Santa Caterina d'Alessandria, si festeggia ogni anno il 25 di novembre, solitamente i festeggiamenti si riferiscono all'ultima domenica di novembre. Mettiamo giusto un po' di gorgonzola per insaporire, mi raccomando, è importante. Buonissimo il gorgonzola, adesso ne vado ad assaggiare un pochettino, bisogna sempre leccarsi il dito. Buonissimo, buonissimo. Adesso andiamo a girare ovviamente. Interesserà sapere che nei Promessi Sposi, nel sedicesimo capitolo, Alessandro Manzoni parla di Renzo Tramandino che fugge da Milano per dirigersi a Bergamo e sosta proprio per il pranzo in osteria di Gorgonzola. Magari quella sera mangiò proprio gorgonzola e ceci, un piatto povero ma ricco e nutriente. Quindi adesso andiamo a servire i nostri ceci nel piatto e avremo la nostra cena a 2 euro soltanto, una cena a livello nutrizionale ottima e anche di sapore. Buona cena!